Presso la sala del sindaco di Montegranaro si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Veregra Children Winter, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie, promossa dal comune di Montegranaro nell'ambito della 37esima edizione di TIR, Teatri in Rete 2023. Ad illustrare il programma, alle telecamere di Fermo TV, il sindaco Andrew Baldi, la vice sindaco Monia Marinozzi e il direttore artistico Marco Renzi. Da anni Montegranaro fa parte di questo circuito Teatri in Rete, è un'edizione molto bella, il teatro per ragazzi è una tradizione che si è consolidata. Marco Renzi è l'ideatore, il direttore artistico e quello che suona anche le amministrazioni, un bel progetto che racchiude tre province e 8 comuni, città importanti, e il sabato pomeriggio ci saranno tre spettacoli che meglio di me sia il vice sindaco della cultura che Marco illustreranno. Come amministrazione comunale noi sosteniamo queste iniziative, sia l'edizione invernale che inizierà sabato prossimo, sia l'edizione estiva che è l'anticipo di Venera Strid, il Venera Cifre, che lo scorso anno sono andate benissimo entrambe. Abbiamo avuto una media di oltre 150 persone il sabato pomeriggio, considerato anche che il sabato è il momento che ci sono le attività giovanili, degli scout, l'azione cattolica, le associazioni sportive che giocano le squadre, è un bel pubblico che viene dal territorio, che coinvolge anche le attività commerciali di Montegranaro e c'è la possibilità poi di rimanere a cena a prezzi convenzionali. Quindi è un obiettivo che l'amministrazione comunale ha conseguito lo scorso anno, che vuole proseguire. È un processo di crescita, di valorizzazione del teatro e di crescita dei nostri ragazzi. Ho piacere che il vice sindaco è più dettagliato di me perché lo segue da vicino insieme al responsabile Alessandro Levantesi. Grazie sindaco. Sì, il Veregra Children Winter, la nostra stagione di teatro ragazzi, parte anche quest'anno, riparte con i migliori auspici perché siamo veramente felici del successo che ha avuto l'anno scorso, una media appunto di 150 persone a teatro con picchi anche di 200, questo ci rende molto orgogliosi. Quest'anno tre belle storie da raccontare, tre importanti compagnie, Peter Pan, La Bella Addormentata, L'Arca di Noè, con la possibilità anche di fare un abbonamento. Il biglietto singolo costa 6 euro, 15 euro in abbonamento con tre spettacoli e poi ci saranno anche delle promozioni per passare il compleanno in teatro per gruppi superiori a 10 persone, gruppi di bambini superiori a 10 persone, dove ci sarà uno sconto per il biglietto. E inoltre la possibilità appunto di poter passare un pomeriggio totalmente in famiglia, restare a Montegranaro partendo dal teatro per poi proseguire e terminare la serata al ristorante con alcune pizzerie e ristoranti convenzionati che daranno la possibilità di avere uno sconto al momento in cui si arriva e si presenta il biglietto del teatro. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è che comunque sta dando ancora più input al teatro per ragazzi è il fatto che la settimana precedente allo spettacolo in biblioteca c'è una bella iniziativa nella quale i bambini sono invitati, viene letta la storia che poi andranno a vedere la settimana dopo in teatro, ci sono a seguire dei laboratori creativi proprio per immergerli ancora di più in quello che poi andranno a vedere a teatro. Quindi non posso che invitare la cittadinanza e oltre a venire a teatro, il Teatro La Perla vi aspetta per i sabato pomeriggi e sicuramente so che saremo in tanti. Marco, se vuoi dire qualcosa riguardo alle compagnie. Voglio dire, venite a Montegranaro per questa bella festa della parte invernale dell'anno, perché poi ci sarà la festa estiva, Veregra Children estivo e Veregra Children Winter. Venite perché sono tre spettacoli divertentissimi, quindi è una festa per i bambini, non solo per loro, anche per chi li accompagna, per i genitori, per i nonni e via dicendo. Venite in un bel teatro accogliente per un pomeriggio diverso, per uno spettacolo live, dal vivo, oggi ancora più importante in un mondo dove la virtualità tra i più piccoli spesso dilaga in maniera incontrollata. Quindi venite a Montegranaro per lo spettacolo dal vivo, per l'incontro con il teatro, per divertirsi tutti insieme.